Seguire lo sviluppo di un cantiere, quando le dimensioni dell'unità abitativa sono ampie, è tutto fuorché facile. Alle mie spalle c'è una realizzazione molto prestigiosa che sto seguendo nel comune di Padova, che supera abbondantemente i 500 metri quadri di sviluppo. Vi posso assicurare che realizzare gli impianti termici e tutta la parte di distribuzione dell'acqua e degli scarichi, la parte meccanica, seguire l'impianto elettrico, lo sviluppo del fotovoltaico, la pompa di calore, il riscaldamento, il raffrescamento e la deumidificazione, è tutto fuorché una passeggiata di salute. Punto primo perché tendenzialmente in un involucro così di ampie dimensioni c'è sempre qualcosa che si aggiunge all'ultimo minuto e questo rende difficile anche la finitura e tutto lo sviluppo del lavoro edile che c'è alle spalle della lavorazione degli impianti. Come se non bastasse, in un involucro di ampie dimensioni è molto importante saper sviluppare la parte termica e applicare tutti quei concetti che ti permettono di distribuire in modo omogeneo ed uniforme le temperature invernali e quelle estive, ma soprattutto quando si ha a che fare con una centrale termica in pompa di calore, come ovviamente in questo caso, è molto importante sapere applicare tutte le logiche e tutti i principi che sostanzialmente aiuteranno l'utente finale ad avere bollette sempre più basse. Difatti, uno dei lavori principali che è stato fatto prima e che ora è il momento di applicare è quello di ottimizzare i cicli di funzionamento della macchina e quindi la richiesta termica di tutte le varie zone della casa. Come fare? Beh, è tutto fuorché facile. Qui abbiamo un riscaldamento radiante a pavimento, dove sostanzialmente diamo il benessere a tutta l'abitazione nei mesi invernali e abbinandolo ad un sistema di ventilazione meccanica, daremo anche tutto quel benessere estivo che merita chi sta realizzando questa importantissima e questa prestigiosa abitazione, con un sistema di temperature intelligente che tiene conto della temperatura interna, della percentuale di umidità e riesce a garantire comfort costante. Un'abitazione di dimensioni importanti come questa ha bisogno di una centrale termica importante. Dietro di me vedi la parte dedicata alla centrale termica, non è ancora finita, manca ancora il muro divisorio, ma sostanzialmente abbiamo poco più di 6 metri quadri per inserire l'accumulo di acqua tecnica e l'accumulo di acqua calda sanitaria. Anche qui sono tre diversi piani da riscaldare e quindi ci sarà l'accumulo di acqua tecnica previsto da 400 litri, dove tre pompe di rilancio con miscelatrice termostatica incorporata andranno a lanciare nel pavimento una temperatura d'acqua variabile, scorrevole, che varia in base alla temperatura esterna nella fase invernale e che varia in base alla percentuale di umidità presente nell'aria nella fase estiva, che ovviamente andrà in abbinata alla ventilazione meccanica. Sostanzialmente all'interno della centrale termica, oltre al serbatoio di acqua tecnica ed acqua calda sanitaria, trovo posto la filtrazione di acqua, perché ricordo sempre e sottolineo un concetto che a volte passa con poca attenzione. Quando realizzi una casa no gas, il primo elemento che deve rimanere al di fuori della casa è il calcare, altrimenti durante i primi mesi di funzionamento anche lui comincerà purtroppo ad attaccare, ad aggredire tutti gli impianti e di certo a lungo andare non porta mai benefici. Qui siamo nel piano più basso della casa e ne approfitto per rispondere ad una domanda che mi viene fatta di frequente, ovvero quanti centimetri servono per realizzare gli impianti termomeccanici al di sotto dei pavimenti. In questo caso, sotto al pavimento, oltre ad esserci lo spazio necessario per realizzare il sistema radiante a pavimento, trovano spazio ovviamente anche il passaggio della parte termica e della parte meccanica ed anche alcuni tubi della ventilazione meccanica. Quanto serve? Ve lo dico subito. Nel piano interrato abbiamo bisogno di almeno 30 cm di spazio per riuscire a passare con il tutto. Diciamo che l'attacca è tra i 30 e i 33 centimetri, perché deve passare l'idraulica, deve passare l'elettricista, devono passare i tubi per la ventilazione meccanica, deve essere realizzato il sistema radiante a pavimento rispettando le norme di legge e ovviamente sopra trova spazio massetto e pannelle. Nella parte superiore invece abbiamo bisogno un po' meno, ci sono sufficienti solo 25 centimetri. Ovviamente cambia molto lo spessore del sistema radiante a pavimento, ma lo spazio tecnico occupato dagli impianti è quello. Si possono avere altre misure? Certo che sì, io vi ho dato le misure di questa abitazione, però ognuna ha le sue. Sostanzialmente, in base a come realizzi gli impianti e in base a tantissimi altri fattori tecnici, lo spazio necessario per il passaggio degli impianti meccanici sotto al pavimento può variare.
Non c'è una regola, non c'è una soluzione. Le nuove tecnologie sostanzialmente ti consentono di occupare sempre uno spazio minore e, come sempre, se vuoi saperne di più e vuoi capire come ottimizzare i tuoi impianti domestici, se vuoi sapere come realizzare al meglio i tuoi impianti domestici, ottimizzando il budget senza accettare compromessi, clicca nel link che trovi sotto la descrizione del video e richiedi la mia analisi telefonica. Per oggi è tutto, un saluto, ti terrò aggiornato con gli sviluppi di questo cantiere e ciao, alla prossima!